Allora, innanzitutto grazie di essere qua, grazie a Paola che ci ospita per la presentazione di questo libro. Stasera presentiamo un libro, una raccolta di poesie che non a caso secondo me ha vinto il premio Renato Giorgi 2012. E che dire di questo libro? Io quando l'ho preso in mano, le cose che mi sono più balzate dentro il cuore, prima che agli occhi o alla mente mentre leggevo, era questo tentativo, poi magari mi sono sbagliato, che ha fatto Martina di, non solo nel tempo ci sono le estensioni del tempo come richiama il titolo, tutti noi abbiamo poco tempo a disposizione, abbiamo sempre un'ora e dura purtroppo solo 60 minuti, e lei è riuscita a descrivere in qualche modo la dilatazione del tempo anche in altri luoghi. Cioè, se non riusciamo a dilatare il tempo, dilatiamo qualcosa che è dentro di noi, il nostro sentire. Ci sono dei momenti nei quali, leggendo le poesie di Martina cercava di espandere, di estendere quello che non è espandibile, come il tempo, come l'universo, come lo spazio. Allora, leggendo, io mi ritrovavo a avere a che fare con questa sensazione: se non riusciamo a espandere il tempo, non riusciamo a espandere le cose che hanno dei limiti, dei confini, espandiamo noi, espandiamo quello che abbiamo dentro, diamo un'altra possibilità di ascolto più grande, di sentire più grande. Questi sono alcuni degli appunti che prendevo man mano che questo libro andava avanti, e sono 10 sezioni più una, e nelle quali ci sono alcune parole che io mi sono segnato che ricorrono spesso. Il tempo è la parola che ricorre spessissimo. La natura, citata con varie forme, Martina la chiama a volte brina, nebbia, vigne, terra. C'è questo richiamo della natura molto spesso nei versi. Poi ho trovato questa cosa che, essendo anch'io dilettandomi e cercando di scrivere anch'io poesie, che è una cosa che invidio molto a Martina, che è questa sua capacità di usare, che non sarei mai capace, lo spazio. A volte Martina mette uno spazio più grande tra due versi, o uno spazio più grande tra due parole, o uno spazio tra una lettera e una lettera, e ti sgambetta, ti dice qualcos'altro. Lei, con un apostrofo in un titolo di una sua poesia, dice e disdice, e ti in qualche modo ti dà una gomitata, ti cattura l'attenzione. E questa cosa è molto, molto, molto bella, trovare che anche nelle parole, nella poesia, poi soprattutto nella poesia, tutti sostengono che il vuoto ha un valore rilevante, così come il pieno, come la parola. E Martina ha questa capacità. Poi gli dirò qual è la sezione che mi è piaciuta più di tutti. E come dicevo, l'altra parola, oltre natura sotto varie forme, è memoria. C'è in 5 sezioni, il titolo è memoria del, memoria del, memoria di. Quindi, cosa fa secondo me Martini in questa cosa? Anche nella memoria c'è un tempo, quindi il tempo lo estendiamo anche in ciò che ricordiamo, o in ciò che vorremmo fare ritornare come un passato buono, come qualcosa che da ricordare in maniera positiva, anche se il passato per noi non è stato esattamente perfetto e bellissimo. Cerchiamo di mutarlo, e anche lì estendiamo il tempo di questo passato, cerchiamo di sentirlo in un'altra maniera rispetto a come si è manifestato. C'è molta speranza in queste parole. Poi io adesso lascerò lo spazio a Martina, perché ho delle domande in sospeso da farle, che non le ho voluto rivelare, perché sennò altrimenti che rompicoglioni sarei. E voglio che voi ascoltiate Martina, perché quando la prima volta che ho sentito Martina e Mario
il maestro Mario Sguarina, che accompagna e compone. Cioè, io quando li ho visti la prima volta mi sembrava di tornare nell'antica Grecia, quando c'erano gli aedi, che c'era il poeta e sempre il cantore e il musico. È una cosa che secondo me talmente bella di trovarli uniti, e molto spesso si seguono, non è che uno predomina l'altro o uno tira per la giacca l'altro, si compensano in maniera meravigliosa. E la cosa che trovo è che molto spesso quando io leggo i testi di Martina mi manca la musicalità alla quale io sono abituato. Quindi mi devo solo immergere a leggere una poesia di Martina Campi e non ascoltare Martina Campi. Sembra una cosa banale quella che dico, ma la prima volta che io ho sentito Martina e Mario non li conoscevo. Martina ha, lo vedete, questo, sapete, se c'è la scienza della comunicazione è questo, quello che vedi ti distoglie dall'attenzione centrale o te la distorce. Ha questo aspetto femmineo, efebico, piccolino, tutto gracile, e quando comincia a lei, essendo una performer, a recitare le sue poesie, esce qualcosa della voce che io all'inizio avevo una distonia, dicevo, come? Da quell'esserino lì, così tutto carino, esce questa voce che è potente. E il primo impatto è stato quello. Poi quando riesci a capire quello che lei riesce a esprimere con le parole in maniera meravigliosa, quando riesce, ecco, lei molto spesso riesce a espandere il sentire, e in questa raccolta io ho trovato veramente predominante la capacità di allargare l'ascolto delle persone che la sentono. Poi adesso vi lascio alle vostre performance, esibizioni, e poi dopo magari continuiamo. No, perché dopo questa presentazione questo adesso, e quando tu hai detto di sentire, il Spank me lo dice, e forse è proprio l'intento che ho avuto, quindi se è arrivato quasi mi commuove, insomma, ecco. Allora, aspettiamo. Io avrei pensato per questa serata di...